La firma di allarme è rientrato, il sindaco di Vidor l'ha voluta apporre esattamente 24 ore dopo l'inizio del rogo davanti all'azienda distrutta dalle fiamme. Il bilancio parla di 500 tonnellate di rifiuti industriali andati in fumo all'interno di una struttura per oltre metà collassata su se stessa, con quasi 50 vigili del fuoco ed oltre 10 mezzi all'opera. Il via libera definitivo per la cessazione dell'emergenza l'ha dato l'ARPAV con i dati sull'inquinamento dell'aria. Quindi i valori sono rientrati nella normalità. Per il prodotto lordo invece c'è una essere un po' attenti perché questi solventi si sono scaricati sul terreno, quindi raccomandiamo magari un lavaggio ulteriore in più anche due sui prodotti raccolti dall'orto del giardino. Un'azienda in ginocchio con danni ingentissimi. I danni sono ingenti, cioè sono danni strutturali, danni di macchinario. Una stima così molto buttata lì perché dovremmo farla in dettaglio nei prossimi giorni, io direi qualche milione di euro. Si spera nel recupero di parte della struttura e quindi delle lavorazioni, anche se al momento è impossibile ipotizzare una data per il riavvio completo dei cicli produttivi, con una quarantina di dipendenti costretti a stare a casa. C'è l'impegno massimo della proprietà e mio perché questi posti di lavoro siano salvaguardati. In un modo o nell'altro cercheremo di venirne fuori. Intanto tutta la struttura è stata posta sotto sequestro con l'apertura di un'inchiesta per incendio doloso. È un'ipotesi che ha un suo significato perché l'impianto era chiuso. L'incendio è partito da un'area, diciamo, delle meno problematiche, per cui è un'ipotesi, ma le indagini in materia inizieranno lunedì da parte dell'autorità giudiziaria e dei vigili del fuoco e dobbiamo attendere gli esiti.